Nel corso del mese pervenne in città la notizia dell'uccisione in via Rasella a Roma di 32 soldati altoatesini arruolati nella Wehrmacht tedesca da parte dei partigiani. Occhio per occhio, dente per dente, scattò immediata la legge del taglione. Dovevano essere messi a morte 10 persone per ogni militare ucciso. Finirono nelle mani dei nazisti 335 esseri umani, 5 in più di quelli previsti, trasportati in un posto non lontano dalle catacombe cristiane e con freddezza giustiziati. È quello il luogo oggi conosciuto come Fosse Ardeatine. Riguardo al vivere quotidiano, i fanesi avevano molto da lagnarsi per alcuni prodotti che mancavano da tempo: il burro e il sale. Per il burro, una volta prelevata la razione di latte e fatta bollire, la panna che affiorava veniva tolta e posta in una ciotola. L'indomani si ripeteva l'operazione e tutta la panna raccolta veniva sbattuta convenientemente, ottenendo ciò che si desiderava, il burro di guerra. Per il sale, la manovra era molto diversa. Occorreva prendere bottiglie, bottiglioni, addirittura damigiane di tutte le dimensioni, recarsi poi al mare e riempire ciò che si era portato dietro con acqua dell'Adriatico. A casa, al termine della bollitura, rimaneva qualcosa in fondo alla pentola. Era proprio il sale di guerra. Certo, di sale ne avevano a iosa i tedeschi e se ne servivano come ricompensa ai delatori, alle spie che segnalavano loro dove trovare i partigiani. Uno di questi combattenti della resistenza fu ucciso il 1 aprile. In terra di Romagna, nel campo sportivo di Massa Lombarda, fu fucilato il 17enne fanese Giannetto Dini e con lui l'amico Ferdinando Salvalai, di 4 anni più grande. Entrambi erano stati catturati in zona Urbino durante uno scontro a fuoco con i fascisti repubblichini. Il fazzoletto rosso che il giovane Giannetto portava al collo fu consegnato alla mamma dal sacerdote, presente all'esecuzione. Tornando a parlare di bombardamenti, i ponti metaurensi furono presi di mira il 2 aprile, verso mezzogiorno, da parte di 24 apparecchi del 319° Bomb Group, quelli del primo raid sulla città. 96 gli ordigni sganciati. Dopo pochi giorni, esattamente il 15 aprile, 3 squadriglie di 12 apparecchi ciascuna, decollati dalla base abruzzese di Campomarino con equipaggi sudafricani, con 8 caccia Spitfire che volteggiavano attorno a protezione, si diressero non sui ponti, ma sullo scalo ferroviario locale. Nell'arco di 15 minuti, iniziando dalle ore 15:30, scaricarono 214 bombe facendo parecchi danni e procurando la morte di 5 cittadini, oltre a 7 feriti. Dopo appena 48 ore, riapparvero i sudafricani, sempre per colpire lo scalo, ma con soli 12 velivoli. Alle ore 14:30 si liberarono del carico. Un totale di 78 ordigni, alcuni a scoppio ritardato. 2 i morti, ingenti i danni. Ampia la zona colpita. Mostriamo una carrellata di immagini. Vennero centrate alcune case di via Nolfi, di via Cavallotti, la Filanda, la chiesa di Sant'Agostino, annessa al seminario vescovile piccolo.
I colpi maggiori toccarono all'Istituto Maestre Pie Venerini. E al contiguo Istituto Tecnico Commerciale, che con la Farmacia Sant'Elena andarono completamente distrutti. Un vero sconquasso in zona Sassonia. Altre distruzioni nel quartiere San Lazzaro. Questo del 17 aprile sarà ricordato come il peggior bombardamento subito da Fano. Non un attimo di pace. Tre giorni dopo, ecco gli americani con 30 quadrimotori del 340° Bomb Group, che scaricarono alle 13:34 ben 297 bombe, distruggendo una dozzina di case e danneggiando anche la strada nazionale adriatica. La foto, datata 21 aprile 1944, ci consente di riscontrare l'elevato numero di crateri attorno al ponte sul Metauro e nello stesso tempo di condividere il pensiero dei cittadini che sostenevano l'incapacità degli attaccanti. Bombe su bombe, ma non ci prendevano mai. In un libro edito dall'Aviazione Sudafricana dal titolo Eagles Victorious, Aquile Vittoriose, che racconta la storia della Seconda Guerra Mondiale, nell'evidenziare le azioni effettuate sui ponti fanesi in tono scherzoso, si legge che non appena i cittadini di Fano udivano il suono delle sirene, avevano capito che, cercando di portarsi sotto il ponte, potevano trovare salvezza. Nell'ultima decade di aprile, con l'operazione Ace on Force, lungo la costa adriatica, da Rimini ad Ancona, furono testate bombe radiocomandate da 1000 libre, dotate di particolari congegni. Il compito affidato a soli 6 quadrimotori fortezze volanti, aggregate al 301° Bomb Group con base a Lucera, in Puglia. Anche il nostro ponte ferroviario fu preso di mira, come ad esempio il 30 aprile, dove si vedono 5 aerei operanti tutti in fila indiana. I tecnici rimasero delusi dai risultati conseguiti e decisero per l'abbandono delle prove. Abbiamo accennato alle fortezze volanti e vogliamo aggiungere che al passaggio dei loro stormi, compatte formazioni che procedevano verso nord, la gente non fuggiva, ma si fermava volgendo lo sguardo verso l'alto, guardando quelle sagome giganti, belle a vedersi, se illuminate dai raggi solari. Con cielo sereno era uno spettacolo. Udire il rombo dei motori, grave e forte, e notare le bianche scie che lasciavano, prodotte dalla condensa del vapore acqueo presente nei gas di scarico. Nella memoria di molti italiani, i ricordi del tempo di guerra sono legati a una trasmissione particolare della BBC inglese. Sebbene fossero in vigore norme assai rigorose che ne vietavano l'ascolto, molti erano coloro che cercavano di sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Londra. Nel servizio si imponeva la figura del colonnello Harold Stevens, soprannominato il Colonnello Buonasera, per il modo che aveva di iniziare e concludere i suoi commenti. Con il volume bassissimo, sembrava giungere dall'aldilà il segnale atteso.
che significavano V, come Victory, vittoria. Venivano diffuse varie notizie e una serie di messaggi segreti, incomprensibili, che celavano un significato ben preciso per coloro ai quali erano diretti, le forze della resistenza. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Una serie di attacchi, al mattino e al pomeriggio del 10 maggio, colpì in più punti il ponte ferroviario, come dimostrano le foto riprodotte. Trascorsi 3 mesi dall'attacco che distrusse l'abbazia di Monte Cassino, della quale ricorderete le immagini, l'altura viene occupata e i polacchi vi issano la loro bandiera. I tedeschi sono cacciati anche dalla irriconoscibile città di Cassino. Per gli alleati si era aperta la porta per congiungersi con le forze operanti nell'area di Anzio e marciare spediti verso Roma. Il referto del comune riporta che nel pomeriggio del 25 maggio 12 velivoli inglesi, Squadron 223, scaricarono bombe sul ponte ferroviario metaurense, facendo crollare un arco e colpendo anche 2 rampe d'accesso del ponte stradale. Attorno alla mezzanotte del 1 giugno, bombe scaricate da aerei Baltimore inglesi, decollati dalla base pugliese di San Severo, colpiscono fabbricati civili prossimi al ponte di ferro, in zona portuale. Grande evento per gli alleati, il 4 giugno, l'ingresso a Roma, accolti dalla popolazione festante. Si ritrovarono in quella piazza Venezia, lo ricorderete bene, dove quasi 4 anni prima era risuonato forte il grido «Vincere!». 48 ore dopo, altra notizia sensazionale, per l'annuncio dello sbarco in Normandia di oltre 1,5 milioni di soldati agli ordini del generale Eisenhower, che sotto la protezione di un imponente schieramento di navi ed aerei mettono piede sul suolo francese. È l'attuazione dell'operazione Overlord, che segna l'inizio della fine dei tedeschi. La gioia dei britannici per tale avvenimento si attenuò in parte per il lancio dalla Germania delle cosiddette bombe volanti V1 e V2, che colpirono duramente Londra, costringendo i residenti a trovare rifugio nella metropolitana. Durante le missioni compiute sul nostro territorio e nella fase di rientro alle basi, site specialmente al sud, la Puglia in particolare, un numero imprecisato di apparecchi, precipitando, finì nei fondali dell'Adriatico di fronte alle città e a zone limitrofe. Grazie alla mappa è possibile vedere dove si trovano alcuni relitti di quei velivoli. Thank you.
una nitida ripresa della ricognizione inglese datata 9 giugno, inquadra la città e le zone periferiche. Si scorge la fila di alberi che si snoda lungo Viale Mazzini, cioè i passeggi. Il viale della stazione. L'edificio della caserma Paolini. La linea ferrata con la curva all'altezza di Piazza d'Armi e tanto altro. Il giorno successivo, la vita fu tutt'altro che tranquilla per i fanesi. Iniziarono gli americani nella tarda mattinata con 36 apparecchi bimotori del 340° Bomb Group, partiti da Alesan in Corsica, che si liberarono del carico costituito da 108 bombe sullo scalo ferroviario, colpendolo. Magnifica la ripresa fotografica che testimonia l'azione. Nel pomeriggio, di scena 36 velivoli con equipaggi sudafricani e inglesi, che in tre ondate rovesciano 213 ordigni sul ben conosciuto ponte ferroviario. La ricognizione accertò che lo stesso appareva percorribile solo su un binario. Nel medesimo giorno apparvero affissi sui muri della città minacciosi manifesti del comando tedesco, che avvertiva la popolazione di non collaborare con i partigiani e di rispettare gli ordini. Nell'entroterra della nostra provincia agiva la Quinta Brigata Garibaldi, nella quale molti uomini e donne fanesi e pesaresi operavano con rapide azioni di guerriglia. Le foto mostrano alcuni gruppi, le immagini di Otello Vitali, Aldo Deli e Valerio Volpini. Quest'ultimo, nel 1978, fu direttore dell'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Quello mostrato è un prezioso documento segreto sottratto ai nazisti, con indicate le zone di operatività dei partigiani, l'attraversamento delle quali comportava la massima attenzione. Per il vivere tanto difficile, la gente pensò di compiere un'azione di audacia. Il 12 e il 13 giugno prese d'assalto i Molini Albani. Il fabbricato è stato recentemente demolito per la costruzione di un supermercato vicino alla stazione ferroviaria e si diede al saccheggio svuotando la struttura. Un mese terribile quello di giugno. Verso la mezzanotte del giorno 13, nel corso di uno spezzonamento, fu colpito anche il Teatro della Fortuna. Un buco quello al quale nessuno pose rimedio, destinato a produrre rilevanti guai. Poche ore dopo, il ponte ferroviario sul Metauro fu rivisitato da 12 aerei sudafricani, altrettanti inglesi, e per la prima volta da 6 velivoli del 13° Hellenic Group, cioè con componenti ellenici. Sganciarono 142 bombe, finite a cavallo della struttura mirata. La maggior parte dei 72 ordigni sganciati sul medesimo ponte il 17 del mese finirono in mare. Di sicura importanza in quei giorni la fuga del commissario prefettizio Montesi, che era subentrato, come già detto, al podestato Nucci. La città rimase pertanto senza alcun capo, una situazione anomala che sarà fonte di seri problemi nei giorni a venire. Il 20 giugno, in località Fenile,
venne catturata dai tedeschi Leda Antinori, giovane partigiana, alla quale è titolata la sezione Ampi cittadina. Trasferita in varie località dove subì trattamenti, riuscì a darsi alla fuga durante un'incursione aerea e dopo varie peripezie fece ritorno a casa. Provata terribilmente dalle sofferenze patite, non riuscì più a riprendersi. Ricoverata all'ospedale, vi trovò la morte il 3 aprile 1945. Alle ore 14:30 del 26 giugno, a bassissima quota, piombano sull'area portuale due caccia americani Thunderbolt, decollati dalla Corsica, che sganciano le quattro bombe alari sul ponte ferroviario. Mancano di poco il bersaglio. E gli ordigni finiscono la loro corsa colpendo la vicinissima caserma dei Vigili del Fuoco, ubicata, come mostra la foto, dove una volta c'era la vecchia chiesa del porto. All'interno dell'edificio si trovava il comandante del corpo, ingegner Francesco Trovatelli, che, condotto all'ospedale, subì l'amputazione del braccio sinistro e di tre dita della mano destra. Ampio risalto si è dato alla sirena nel corso del racconto. Questa sarà l'ultima volta. Perché il 28 giugno, con il segnale delle ore 22:20, si esaurisce per sempre il suo compito. Si trattò del 672esimo sibilo. Dovevano subentrare le campane delle chiese, ma il giorno dopo suonarono solo quelle di San Paterniano e di Santa Maria Nuova. Poi tacquero anche queste. Tutti i bronzi, entro poche settimane, avrebbero fatto una brutta fine. Naturalmente, il silenzio assoluto che subentrò fu causa di preoccupazioni per la gente. Chi l'avrebbe avvertita del sopraggiungere degli apparecchi, che adesso mitragliavano anche i cani e i gatti? Alberto Guidelli ci racconta di un rifugio particolare, utilizzato dalle persone sfollate nell'area della vicina Novilara. Adesso entriamo nel rifugio dove accorrevano gli sfollati qui dalla strada della Gorga in occasione dei bombardamenti. Ci stavano fino a 50 persone. È un rifugio a ferro di cavallo fatto dagli stessi sfollati e naturalmente fatto a colpi di piccone e di pala. Siamo entrati da quella parte e di qua si poteva uscire. Era un rifugio a ferro di cavallo. Poi qui c'è un altro ambito dove ci potevano stare altre 10-15 persone sedute perché erano stati ricavati degli scalini sulla stessa roccia. Siamo nel secondo ramo, diciamo anche l'uscita. Sono ben evidenti i sedili scavati nella roccia dove si potevano sedere in attesa del cessato allarme di ospiti. C'è anche un prolungamento qui, si poteva anche riposare perché ricordo che mettevano dei materassi dove i bambini potevano stare lì tranquilli, accuditi dalle mamme, eccetera. C'è un altro piccolo collegamento da questa parte. Insomma, in questo rifugio ci stavano fino a 50-55 persone ed è stata la salvezza di questa zona quando ci sono stati i bombardamenti a seguito dello sfondamento della linea gotica che era qui, ha cominciato a sfondare il fronte al Beato Sante e poi si sono diretti da queste parti con quei piccoli cingolati che avevano i polacchi e quando queste donne, queste mamme hanno visto arrivare sta gente non vedevano altro che facce di tedeschi, è arrivata proprio la libertà, la felicità, abbracciavano sti soldati, questi con cioccolate, caramelle, prendevano in braccio sti bambini, è stato insomma un tripudio di gioia.
Qui si vedono ancora i segni del piccone, e questo è tutto scavato a mano. Addirittura ci sono dei piccoli giacigli dove appoggiavano, delle provviste, delle bevande. In questi sedili addirittura a volte si mettevano dei materassi e si nascondevano quando arrivavano all'improvviso quegli uomini che non erano riusciti a fuggire in tempo. Stiamo parlando dei cacciabombardieri. Beh, vi dirò che per me le azioni dei cacciabombardieri rappresentano una serie di episodi indimenticabili. Nella mia incoscienza, quindi ero un ragazzo a quei tempi, 15 anni, non vedevo l'ora che arrivassero per vedere la loro attività. E vi dirò di più, che una volta che l'avevano compiuta, assieme agli altri amici, eravamo in forma quella volta, quindi dei ragazzi, quindi correvamo come matti, quindi compivamo quasi 2 chilometri passando davanti al campo sportivo per raggiungere la zona del Ponte Metauro, dove c'era piazzata tutta la contraerea nel declivio che dall'alto scende verso la foce del fiume Metauro. Di norma arrivavano formazioni di 12 aeroplani, che dalla posizione di crociera assumevano invece una quasi in fila indiana, quindi tutti i velivoli, quasi allineati, e naturalmente venivano subito accolti dal fuoco dell'artiglieria contraerea tedesca. Era sicuramente un'azione pericolosissima, un tuffo, una picchiata verso il basso non invitante, ma per loro ormai era diventata una pratica quotidiana. Che succedeva? Che questi velivoli, a cominciare dal leader, picchiavano verso il basso, erano delle scene fantastiche, quindi tu vedevi scendere le due bombe alari verso il ponte, soprattutto ferroviario, che era il punto di mira principale, e quindi le mitraglie che sparavano, avevano le loro mitraglie, quindi che sparavano contro naturalmente i difensori tedeschi, e al tempo stesso la contraerea naturalmente che rispondeva con le loro bordate di artiglieria. Quindi era una scena fantastica, perché sentivi il rombo potente dei motori dei velivoli, specialmente poi nella fase di risalita, le esplosioni delle bombe, il fuoco della contraerea che sparava, quindi il cielo si riempiva di batuffoli variopinti, specialmente di colore nerastro. Delle scene, degli spettacoli grandiosi, veramente un incosciente, ma ripeto, lo ripeterò all'infinito, ero un ragazzo, quella volta non riuscivo a capire. Immaginate voi che finita questa scena, noi andavamo giù e quindi per vedere quanto grandi fossero i crateri, le buche prodotte dalle esplosioni. C'erano degli uccellini morti, mi facevano una certa impressione, e raccoglievamo soprattutto le schegge che ancora erano calde, tutte frastagliate, che molte volte ci ferivano le mani, tutti contenti, quindi ritornavamo senza preoccuparci che poteva arrivare anche un'altra formazione e quindi rimanere sotto il bombardamento. Comunque, cosa è successo? È successo che poi, col passare degli anni, quando sono stato collocato in pensione e ho deciso di scrivere qualcosa, quindi di questi ricordi di guerra, è venuto fuori un libro, Dalle vie del cielo a quelle della città, ma al momento, diciamo così, il giorno della presentazione, già qui avevo invitato due di quei piloti che avevano preso parte alle incursioni di cui si è parlato. E ho chiesto naturalmente, l'argomento principale per me era sapere cosa pensavano, cosa succedeva in quei momenti in cui agivano contro i ponti. E la risposta è stata molto semplice. Fa conto, è come se tu andassi alla stazione ferroviaria e comprassi un biglietto, ma un biglietto di sola andata, one way ticket, mai un biglietto di ritorno. Il ritorno era un punto interrogativo. Vedi, la morte era dappertutto, in terra e anche nel cielo, e noi l'affrontavamo con serenità, che potevamo anche non tornare alla base. Questo era il nostro lavoro. Quello mostrato è il report,
la relazione della duplice incursione alle ore 9.30 e ore 16 pomeridiane, operata il 1 luglio dal 450° squadrone australiano sul solito obiettivo. La foto mostra il tenente Grigg, presente all'azione, che due mesi dopo, con Fano liberata, sarà all'aeroporto della città con il suo velivolo. Dopo i due mesi terribili per le incursioni patite di maggio e giugno, inizia un luglio caratterizzato dall'avanzata degli alleati che il giorno 18 occupano Ancona. Frattanto, il comando tedesco in Fano, piuttosto indispettito per la mancanza di un'autorità municipale, invia al vescovo Monsignor Vincenzo del Signore una lettera datata 20 luglio, nella quale viene rilevata l'importanza di provvedere a colmare tale lacuna, con l'indicazione di qualcuno disposto ad assumere l'incarico di podestà. Il presule, rimasti infruttuosi tentativi effettuati a riguardo, fa affiggere un manifesto, affermando che sarà lui ad assumere le redini della città. È da sottolineare che per i tedeschi il referente naturale era il conte Piercarlo Borgogelli, definito borgomastro, termine equivalente a podestà, che tra i tanti incarichi ricopriva anche quello di direttore dell'ospedale. Era sempre vicino al vescovo e ad entrambi molto deve la città, per quanto fatto in tempi così difficili. In questo momento così pericoloso per Fano, diamo spazio ad un episodio avvenuto in terra di Francia, l'ultimo giorno di luglio. Durante una missione solitaria effettuata nelle vicinanze di Marsiglia, un caccia Lightning precipitò per cause sconosciute e il pilota perse la vita. All'età di 44 anni, scomparve così una persona il cui nome è divenuto celebre. Si tratta infatti di Antoine de Saint-Exupéry, colui che l'anno prima aveva dato alle stampe quello che diventò il suo capolavoro, Il piccolo principe. Una fiaba eterea destinata a far sognare bambini e adulti, tradotta in tante lingue. Si dice sia il libro più venduto al mondo dopo la Bibbia. L'8 agosto, Monsignor del Signore ricevette il documento che si pubblica. Una lettera da brividi, perché Fischer, comandante germanico, gli comunicava che per ordini superiori dovevano essere abbattuti 5 campanili della città. La giustificazione di tale atto era questa. Potevano costituire posti di osservazioni per il sopraggiungente nemico. Mentre in loco c'era un carosello di aerei, padroni assoluti e incontrastati, si susseguivano cannoneggiamenti tra gli opposti schieramenti. In mezzo a questa bolgia, divenne difficile anche il trasporto dei cadaveri al cimitero. Nello stesso ospedale, alcune salme vennero seppellite in una porzione dei giardini interni. I tedeschi continuavano a razziare il bestiame, e il 15 agosto una di queste azioni ebbe un tragico epilogo con la morte del cittadino Aldo Iacomucci. La collina di Monte Giove è bella a vedersi dalla città. Com'è piacevole da lassù rimirare il panorama. Ebbene, il 18 del mese, un fuoco furibondo dell'artiglieria alleata prese di mira proprio quel luogo, dove i tedeschi avevano collocato dei posti di osservazione e l'area tutt'attorno. I frati camaldolesi e i rifugiati trovarono riparo nella grotta sottostante l'eremo. Tutto rimase avvolto da fumo denso, sì che Monte Giove scomparve. Rimasero danneggiati i muri di cinta del convento e abbattuti dai colpi alcuni alberi secolari.
tornando all'importante argomento dei campanili, trascorsero i giorni e nulla accadde. Qualcuno forse riteneva che il famigerato ordine di farli sparire fosse stato revocato. Mera illusione, perché giungono due giorni terribili, i peggiori della guerra per la città. Sono quelli del 20 e 21 agosto 1944, quando viene messa in atto la progettata opera di abbattimento. Zerstöre diese Glocken, distruggete quei campanili. Ne dovevano essere atterrati 5, ma chissà perché, furono 7. Alle prime luci dell'assolata domenica del giorno 20, i guastatori tedeschi si mettono all'opera, iniziando dal complesso conventuale, sede dei padri cappuccini, San Paterniano, patrono della città. Il campanile esistente era uno dei più pittoreschi, una struttura alta 43 metri, ove erano poste 4 campane. Il brillamento delle mine produce effetto immediato e la torre si affloscia, scomparendo fra il fragore delle macerie e il polverone generato che si leva verso l'azzurro del cielo. Rimane sfondato l'abside del tempio, danni al coro, alla sacrestia e a una parte del convento. L'abilità di coloro che avevano agito non doveva essere di grado elevato, perché 3 di loro non riuscirono a mettersi in salvo. I loro corpi trovarono sepoltura presso il civico cimitero, per essere poi traslati in quello toscano della Futa, a metà strada fra Bologna e Firenze, riservato ai caduti tedeschi deceduti in guerra nel nostro paese. 30.000 sono le salme lì custodite. All'incirca mezz'ora più tardi, un'altra deflagrazione rompe il silenzio. È la volta del campanile di Santa Maria Nuova, opera dell'architetto Giuseppe Ferron, eretto nel biennio 1856-1858. Magnifico, ammirevole per l'imponente mole. Raggiungeva i 45 metri d'altezza e disponeva di 4 campane. Il crollo provocò notevoli danni. Il presbiterio rimase squarciato dalle macerie che si ammassarono sulle rovine dell'altare maggiore e sugli stalli del coro. Risultò distrutto il teatrino Contardo Ferrini e invasa dalle macerie via Giovanni da Serravalle. I 4 bronzi rimasero salvi, scivolando all'interno con i loro castelli metallici. Seguì una lunga pausa per i distruttori. Solo a tarda sera ripresero il lavoro. Al crepuscolo ebbero a che fare con il campanile del Duomo. Vedete la facciata della cattedrale prima del 1925, con 2 ingressi laterali e portone centrale, e il ripristino nell'anno 1938, con la chiusura delle porte laterali. Nel 1860, sull'antico tronco della cilindrica torre attribuita al famoso generale bizantino Belisario, quello che sconfisse in Italia i Goti, venne costruita una cella campanaria in stile neogotico, a pianta ottagonale, coronata da una cuspide piramidale, opera dell'architetto Giuseppe Ferroni, lo stesso citato per la torre di Santa Maria Nuova. Compito dei dinamitardi era quello di abbattere la struttura, e così fu. Si aprì un enorme squarcio sul lato sinistro del presbiterio e anche parte dell'attiguo palazzo vescovile rimase danneggiata. A breve distanza era situato il complesso del Sant'Arcangelo, chiesa e convento, dove erano insediati i fratelli delle scuole cristiane. Una congregazione di religiosi laici presenti in molti paesi del mondo. Indossavano un abito talare nero con facciole bianche pendenti dal collo sul petto, che i fanesi chiamavano bavarole. Costoro avevano iniziato un'attività scolastica che ottenne notevole successo,
frequentata da giovani, molti provenienti dalla vicina Romagna. Non erano presenti all'arrivo dei dinamitardi, perché, come già accennato, erano sfollati a Urbania. All'interno del Sant'Arcangelo c'era un campanile che mostrava due tipi di costruzione. Medioevale nel tronco inferiore, baroccheggiante nella zona campanaria. Quest'ultima, odierna vittima dei guastatori teutonici, scomparve verso le ore 20, il seguito della devastazione stabilito per l'indomani. Il comando di piazza germanico per lunedì 21 aveva disposto una triplice operazione. Si iniziava con un campaniletto, l'altezza era attorno ai 4 metri, posto in zona centrale dove si trovava la chiesa di San Silvestro, chiamata dal popolo Madonna di Piazza, per il dipinto della Vergine sito all'interno. Le foto mostrano dapprima la chiesa in un'immagine ottocentesca con il campanile a vela e nelle successive con il nuovo eretto in sua sostituzione. Le mine collocate dai tedeschi interessarono in particolare il fabbricato addossato alla chiesa sul fianco ovest, dove c'era la nota drogheria Bellini, che rimase completamente distrutta, proiettando le macerie sul corso principale. Fastidioso ostacolo per l'arrivo ormai prossimo degli alleati. Secondo obiettivo era il campanile della chiesa di San Domenico, che fronteggiava il mercato del pesce e piazza delle erbe. L'abbattimento della torre causò la rovina di parte della chiesa, dell'altare maggiore e della sacrestia, danneggiando anche il coro e alcune stanze del monastero. 100 passi da compiere ed ecco che i guastatori sono di ritorno in piazza 20 settembre, con il magnifico Palazzo del Podestà, battezzato dai fanesi Palazzo della Ragione, oggi Teatro della Fortuna. Nell'anno 1739, il celebre architetto Luigi Vanvitelli ricevette il compito di realizzare nel sito un progetto per l'edificazione di un nuovo campanile, stante la precarietà di quello esistente. Presentò due disegni. Uno mostrava il prospetto principale della torre. L'altro, quello dell'intero complesso edilizio, con la torre posizionata nell'angolo sinistro della facciata del Palazzo del Podestà. La torre aveva un basamento alto come il loggiato e lungo la verticale erano posti la statua del santo patrono della città, l'orologio, la cella campanaria e in sommità un terrazzino delimitato da una balaustra e una piccola cupola a cipolla, sulla quale andava collocata la statua della fortuna, girevole al vento. L'elevato costo dell'operazione non permise la realizzazione di quanto progettato. Poi, tra il 1746 e il 1749, l'opera venne realizzata dall'architetto Giovan Francesco Buonamici. Era il campanile de Fan. Per gli abitanti un autentico gioiello. Solido, dotato di una poderosa base marmorea, tanto che i guastatori tedeschi riuscirono nel loro intento solo al secondo tentativo. Il crollo provocò seri danni al Palazzo del Teatro, che era già stato colpito in giugno da spezzoni di aerei incursori. Un altissimo cumulo di macerie ricoprì gran parte della piazza. Fano era a livello zero, tutto appiattito. Riparleremo dei campanili nella fase finale, soffermandoci soprattutto sulla loro ricostruzione.